Guarda chi c'è, Alessandro Borghi che torna con le stampelle però. Il premio, il corto Lei e l'altra. Mi tira il premio il regista Max Nardani. A te, da pronto. Bravo! Max, vedo che c'è... Hai portato la clac. Una clac bella nutrita. Sì, il gelato, tira fuori. Il gelato. Eccolo qua. Sono molto contento perché ieri abbiamo sentito che c'era molta euforia durante il nostro corto che parla comunque di diversità. Noi abbiamo già presentato Lui e l'altro l'anno scorso, che parlava di una diversità, cioè un rapporto di amicizia tra un ragazzo gay e un ragazzo etero, e quest'anno invece parliamo di raccomandazioni politiche, fughe dei cervelli e un confronto tra una ragazza dei reality e una ricercatrice universitaria, quindi il confronto tra due mondi diversi anche quest'anno. C'è anche una motivazione. Per voi. Allora, la motivazione mette in luce con il sorriso i sacrifici dei giovani ricercatori italiani costretti all'estero. Di contro, l'esperienza di chi, non riuscendo ad affermarsi, è costretto ad affidarsi alla fortuna di un reality show. Michela non è potuta essere qua per motivi di lavoro, perché per lei ritira il premio il regista del corto Max Nardà. Eccolo. Eccolo. Motivazione, Francesco, sei... No? Grazie. Meglio di no. La facciamo leggere direttamente sì. A Max. Possiamo chiamare l'altra attrice, l'altra? Ma la Gazzanella! Che è qui! Oltre a lei anche l'altra. Brava Claudia! Brava! Brava. Sono gelosissima di questo premio. Vabbè, lo terrai a casa fino a che Michela non lo verrà a ritirare. La ringrazio veramente anche a nome di Michela, perché è un corto che abbiamo amato dall'inizio. È finalmente un cortometraggio, e si spera poi in un lungometraggio, al femminile, una commedia dove ci sono due donne che recitano e fanno ridere, quindi questa è la diversità. Bene. Vogliamo leggere la motivazione di Michela Andreozzi. Allora, Michela Andreozzi disegna con consumata abilità la poliedrica figura di una Vanessa, che è molto di più di una povera fioraia, vittima, come l'amica che soccorre, del perfido gioco delle raccomandazioni. È una sciroccata da talk show, anch'ella laureata, che seppellisce tutte le ingiustizie con la sua effervescenza. Condita di umanità e generosità, un ruolo difficile recitato alla grande.